Vuoi approfittare del super bonus del 110% per sostituire i tuoi vecchi infissi? È tutto gratis? Esiste una spesa massima anche a metro quadrato? Ecco tutte le risposte che cerchi nel video. Ciao, sono Edoardo, benvenuto o benvenuta su Windoblog. Se vuoi diventare un esperto sui serramenti in legno e alluminio e migliorare così la tua casa, ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e cliccare sulla campana, non perderai così i prossimi utilissimi video. Vuoi sostituire i tuoi infissi ed approfittare delle detrazioni fiscali per acquistare con uno sconto del 50% o addirittura gratis o quasi possibile? Quali sono i limiti di spesa? Ecco tutto quello che devi sapere. Lo faremo in due semplici step: super bonus 110%, eco bonus 50%. Iniziamo. Nel caso del super bonus, la detrazione massima consentita per gli infissi è pari a 60.000 euro. Come definito nella tabella B del decreto requisiti minimi, ti lascio il link per scaricarlo. Attenzione però, la detrazione massima di 60.000 euro non è la spesa che potrai sostenere, ma è la cifra massima detraibile che lo Stato italiano ti riconosce. La spesa massima per i tuoi serramenti potrà essere uguale o inferiore a 54.545,45 euro. Una cifra che ottiene dividendo 60.000 euro per 1,10. Lo Stato ti riconoscerà una detrazione massima pari al 110% di 54.000 circa euro, ovvero 60.000 euro. Chiaro, no? Abbiamo visto che la spesa massima complessiva ammessa a detrazione per gli infissi è di 54.000 circa euro. Ma esiste anche una spesa massima per ogni singolo infisso? Sì, te lo confermo. Così come definito nell'allegato A, a pagina 26, sempre del decreto requisiti minimi. Ma non era l'allegato I? No, l'allegato I non riguarda il super bonus, ma l'eco bonus. Lo vedremo fra poco. Per il super bonus, il tecnico asseveratore dovrà fare riferimento ai prezzi unitari massimi indicati dai prezzari riportati nell'allegato A, ovvero i prezzari delle regioni, delle regioni autonome, della tipografia del genio civile, chiamato prezzario DEI. Si potrà fare riferimento ai prezzi indicati nell'allegato I solo se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi o parte di essi. In questo caso sarà il tecnico abilitato che dovrà comporre in modo analitico il prezzo degli interventi mancanti, nel nostro caso degli infissi. I prezzari indicano i costi unitari massimi per gli infissi, a seconda della tipologia. Il costo che sosterrai oltre ai prezzi massimi indicati non sarà ammesso a detrazione, dovrai cioè metterlo di tasca tua. Quindi, riassumendo, super bonus ed infissi, spesa complessiva massima pari a 54.545,45 euro. Spesa unitaria, come indicato nei prezzari riportati nell'allegato A o in casi specifici nell'allegato I. E per l'eco bonus, prendi fiato, è quello che vedremo fra poco. Nell'eco bonus, la detrazione massima ammessa è sempre pari a 60.000 euro, ma cambia decisamente la cifra massima detraibile, che è pari a 120.000 euro. Potrai infatti sostenere una spesa massima per i tuoi infissi pari a 120.000 euro, ottenendo una detrazione del 50%, cioè di 60.000 euro. Quindi, rispetto al super bonus, la percentuale detraibile diminuisce da 110 al 50%. La spesa massima ammissibile aumenta però da 54.545 euro a 120.000 euro. Per la definizione del costo massimo detraibile per ogni serramento, devi fare riferimento in questo caso all'allegato I, sempre del decreto requisiti minimi, dove per ogni tipologia di intervento è indicata la spesa massima ammissibile. La spesa massima ammissibile per il serramento è pari a 550 euro al metro quadro in zona A, B e C, che aumenta a 650 euro al metro quadro in zona E ed F. Nel caso di serramento compresa la chiusura oscurante, la spesa massima ammissibile aumenta a 650 euro al metro quadro in zona A, B o C, a 750 euro al metro quadro in zona E ed F. Per le scremature solari, invece, il costo massimo ammissibile è pari a 230 euro al metro quadro. Non cambia in questo caso in base alla zona climatica. Come vedi, la spesa massima cambia in base alla zona climatica. Se non sai cosa sono le zone climatiche, ti consiglio di guardare i video Classificazione energetica serramenti. Non avrai più dubbi. Ora sai quali sono i limiti di spesa per gli infissi, sia per il super bonus che per l'eco bonus. Riassumendo, super bonus,
spesa massima detraibile pari a 54.545,45 euro. Prezzi unitari massimi come indicato nei prezzari. Ecco bonus, spesa massima detraibile pari a 120.000 euro. Prezzi unitari massimi come è descritto nell'allegato 1. Qualche dubbio? Scrivilo adesso nei commenti, è gratis, ti risponderò volentieri. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo, fallo sapere a tutti, non mi offendo. Per oggi è tutto, ma prima di andare ricordati di iscriverti subito al canale YouTube e cliccare sulla campana. Grazie per avermi ascoltato, ti aspetto nel prossimo video. A presto!